Vedete che la protesi rotonda praticamente è una calotta sferica, mentre l'anatomica ha una forma a goccia. Infatti, se voi guardate un seno di profilo, non è fatto a palla, almeno un seno naturale, tanti rifatti lo sono, ma ha questa forma in cui le due curvature della faccia superiore e della faccia inferiore sono diverse. E perché non viene usata sempre con l'anatomica? Non lo so, francamente, perché io da quando sono uscite le anatomiche sono stato uno strenuo sostenitore della protesi appunto anatomica, goccia in gel coesivo, e praticamente nel 99% dei casi uso protesi anatomiche. La protesi rotonda è molto più facile da mettere. La protesi anatomica deve essere messa con grandissima precisione, quella rotonda è rotonda e quindi in qualunque modo la metti più o meno va bene, cioè va bene sì e no, perché vedete la differenza, vedete che la tonda dà sempre una convessità della faccia superiore della mammella che innaturale. Da nudi è assolutamente innaturale, con il reggiseno non ci si accorge perché il reggiseno spinge in su e quindi dà questa conformazione, ma a corpo nudo io la trovo veramente falsa, no?